Ormai sono veramente questione di giorni a Fiume Freddo di Sicilia le dimissioni da assessore comunale di Claudio Fiume. Sul piano degli equilibri politici in seno alla maggioranza del sindaco Marco Alosi apparentemente non dovrebbero registrarsi contraccolpi perché Claudio Fiume ha concordato con il suo gruppo il nome del sostituto. Infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo assessore del comune di Fiume Freddo di Sicilia sarà Maria Siciliano, 34 anni, anche lei avvocato e discepola forense proprio dello stesso Claudio Fiume, anche se l'ok definitivo a questa nomina l'hanno dato i due senatori del gruppo Fiume, Eugenio Regonesi e Vincenzo Cantarella. Quest'ultimo un anno fa, come noto, ha lasciato il posto in consiglio comunale a Vincenzo Bonaccorso, che fa sì parte del gruppo, ma politicamente il vero riferimento di Bonaccorso è il sindaco di Calatabbiano Giuseppe Intelisano. A giorni si attende il passaggio di consegne, probabile tra 10 giorni, quando in giunta dovrebbe arrivare il conto consuntivo 2015, nell'esecutivo ci sarà già la Siciliano e non Claudio Fiume.